siamo lanciati e promettiamo di non, insomma, non perseguire la sterile autoreferenzialità che ci è stato suggerito di evitare, tant'è che sono presenti oggi qua professionalità diverse, principalmente bibliotecari, museali ed archivisti, che sono un po' il fulcro di quell'iniziativa che da circa un anno e mezzo ci vede tentare di inventare nuovi modi per svolgere le nostre tradizionali professioni. Non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare ai principi fondamentali delle nostre rispettive specializzazioni, ma ci sembra interessante esplorare le nuove di collaborazione. E il tema che abbiamo scelto è un tema conosciutissimo, abusatissimo, la valorizzazione, un termine ripetuto in continuazione, e si può applicare in maniera diversa. Allora, io ho provato in questa introduzione ad accumulare un po' di materiali per la discussione, quindi non farò la teoria generale della valorizzazione degli archivi in relazione con la valorizzazione delle biblioteche e dei musei, ma vi inviterò a fornire un po' di considerazioni che potrebbero esserci poi utili durante il seminario. Intanto si potrebbe partire dalla constatazione che sotto la parola valorizzazione ci sono cose molto diverse. C'è una valorizzazione biecamente economica, i documenti d'archivio possono essere riprodotti e le riproduzioni possono essere messe in vendita con un ritorno economico. Le mostre d'archivio, non è questo il caso, ma possono essere dotate di un biglietto d'ingresso e quindi portare delle risorse minime in genere, perché queste operazioni insomma, non sono fatte per portare denaro. Ogni tanto si sente dire: ma perché l'Italia, che ha questo immenso patrimonio, non vende le cose che tiene immobilizzate nei suoi depositi? Allora, noi, questo è un discorso in genere che viene diretto ai museali, ma noi archivisti, quando sentiamo discorsi di questo genere, ci si gela il sangue nelle vene, perché pensiamo ai nostri chilometri di depositi. Se c'è qualcuno che vuole vendere tanto a chilo quello che noi conserviamo, insomma, ci vengono quindi. Purtroppo però esistono trattazioni economiche dei beni culturali che non stanno tanto lontano da quest'ottica economicistica. In Italia e all'estero c'è tutta una serie di libri di economia della cultura in cui si parla effettivamente di come valorizzare, ma nel senso di trarre valore economico dai beni. Ora, non è certo il caso qua di fare delle distinzioni nette tra bianco e nero, gli economisti ci mettono in pericolo, invece gli idealisti ci aiutano, perché è ovvio che il patrimonio in qualche modo può anche produrre valore economico. Sicuramente il turismo è un'enorme risorsa e quindi il fatto di trovare un gruppo di tedeschi che visita questa mostra d'archivio l'altro giorno con una guida in tedesco che si era preparata leggendo il catalogo, quindi stava dicendo per quel poco che sono riuscito a orecchiare delle cose connesse alla mostra, insomma, è una cosa che ci ha fatto enormemente. Ma appunto, noi siamo abituati a pensare che la valorizzazione degli archivi e di altri beni culturali cugini ai nostri si fa con la produzione di strumenti scientifici che consentono migliori condizioni di accesso, quindi
per gli attivisti il modello della valorizzazione classico è la creazione di inventario preceduto dal riordinamento scientificamente corretto del fondo archivistico. Poi, nel momento in cui queste cose si passano dalla carta al web, naturalmente per gli attivisti ci sono delle sfide nuove, perché la descrizione sul web ha delle esigenze un po' particolari, un po' diverse da quelle della pubblicazione di un inventario cartaceo tradizionale. Faccio una piccola parentesi per dire che abbiamo organizzato in occasione di questo seminario l'offerta di alcune pubblicazioni che saranno a vostra disposizione a fronte di un'offerta, quindi non sarà rifiutata questa offerta che voi vorrete fare, quindi non è una vendita, non è un mercato, ma insomma ci sono dei volumi che sono stati scelti per la loro coerenza con il tema del seminario, quindi rappresentano un po'. Ci sarà anche un paio di organizzazioni, una piccola casa editrice e una società scolastica che porteranno delle pubblicazioni e quella sarà una vera vendita, e quindi insomma, se qualcuno avrà interesse a procurarsi dei modelli, non nel senso di modello ideale, insuperabile, ma esempi di esperienze di attivisti che hanno provato a utilizzare i documenti d'archivio per comunicarli a un pubblico diverso da quello tradizionale. E naturalmente i convegni, le mostre, la didattica, gli attivisti sovente sono impegnati nella collaborazione con le scuole, con gli insegnanti, per organizzare in vari modi la comunicazione pubblica. Però gli attivisti nella riflessione sul loro mestiere si trovano non di rado confrontati a panorami e contesti generali nei quali rischiano di sentirsi un po' spaesati, perché gli attivisti hanno una preparazione professionale specifica, ma nel momento in cui si accende la televisione per vedere dovrebbero parlare di noi perché è venuta la RAI a filmare quella cosina lì, per vedere quei 30 secondi che sono stati inseriti in quel determinato programma, ci si accorge che i media, quindi non solo la televisione, ma sicuramente principalmente la televisione, hanno un approccio ai beni culturali, al patrimonio, alla cultura in generale, che è per certi aspetti lontanissimo da quello della nostra preparazione professionale classica. E allora cosa ci si dice? Ci si dice che non solo che appunto il patrimonio deve rendere, bisogna abbandonare il modello chiuso di cultura musealizzata e istituzionalizzata, la valorizzazione del passato in sé è intrinsecamente conservatore, sono citazioni, tralascio di citare con precisione la fonte, ma insomma, nella concorrenza internazionale più del prezzo basso vale la qualità del prodotto, sono tutte cose dette in libri che parlano del patrimonio culturale. Ecco, però la considerazione che viene fatta è quella che non si può più comunicare come si faceva una volta il documento che noi riteniamo interessante sperando che il pubblico ci creda, perché bisogna coinvolgere contemporaneamente non solo ragione e sentimento, ma soprattutto il sentimento, perché ci dicono che la partecipazione si ottiene con la narrazione. Quindi la comunicazione di un dato, di un'informazione, non basta più, è praticamente inutile. Lo dicono, e poi dopo noi vediamo di ragionare sulle cose che ci dicono, ma sicuramente uno dei messaggi forti che vengono dati è che la comunicazione della cultura o è interattiva e
suscita emozioni oppure non funziona. Allora, noi di fronte a discorsi di questo genere pensiamo, ma allora dobbiamo adeguarci alle campagne pubblicitarie di Marlboro Classics, che non può più pubblicizzare sigarette perché è vietato, e quindi pubblicizza dei giacconi che danno l'idea, se uno li indossa, che danno l'idea di essere un uomo delle foreste, che sopravvive a qualunque sfida. E in effetti di recente io ho visto su riviste, non di pubblicità, ma che mantenevano queste cose, delle magnifiche fotografie con non più il personaggio che si limita a fare pubblicità alle scarpe piuttosto che al giaccone da trappolatore, ma che raccontano una storia. E quindi ci sono queste didascalie che dicono è arrivato l'allarme perché nella foresta ci sono delle persone disperse e quindi i tre della squadra di recupero, e si vedono questi tre bellissimi con queste cose fintamente rustiche, con queste scarpe Timberland che muscolano nella neve, che escono dalla capanna, e questa è la prima scena della narrazione. E poi uno gira e dopo un po' trova un'altra fotografia in cui la narrazione prosegue, per cui effettivamente catturato, come va a finire? Li troveranno? Li salveranno? Come saranno vestiti quelli da salvare? Quindi il meccanismo della narrazione è un meccanismo veramente che prende, che cattura. Quindi è un discorso che non è totalmente inutile a noi, tant'è che noi quando facciamo una visita guidata alla mostra d'archivio ci accorgiamo subito che nella comunicazione con il pubblico, fino a che diciamo questo documento del 1736 è stato registrato alla Camera dei Conti tre mesi dopo la sua emanazione, l'attenzione del pubblico non è altissima. Nel momento in cui trasformiamo la nostra comunicazione in una sorta di narrazione, cioè in cui mettiamo in collegamento questi documenti e gli oggetti architettonici o gli oggetti artistici che con questi documenti hanno relazione, l'attenzione aumenta. Quindi qualcosa di vero c'è. Naturalmente, qual è il problema? Il problema è che possiamo inventare delle splendide narrazioni che però non hanno nessun contenuto culturale. Quindi la storia dei tre che vanno nella foresta a salvare che hanno come solo scopo di far vendere quei vestiti, dal punto di vista culturale non ci porta proprio nulla. Quindi uno dei problemi che ci si pone come professionisti di beni culturali e della sua valorizzazione è quello di usare bene questi strumenti e di non cadere nei difetti del cosiddetto infotainment, cioè in quella mescolanza di informazioni e di intrattenimento che può essere un meccanismo utile per catturare l'attenzione, ma può essere anche pericoloso, dove l'intrattenimento prenda il sopravvento sull'informazione. E quindi noi entriamo in un contesto in cui appunto dobbiamo capire che siamo in una situazione molto diversa da quella che solo di 20 anni fa, di 50 anni fa, in cui i meccanismi della comunicazione erano completamente diversi. Addirittura ci sono delle società che producono dei videogiochi che sono fatti apposta per attirare l'attenzione su di un film che viene proiettato nelle sale cinematografiche, in maniera che dal film e dal videogioco nascano
delle narrazioni, cioè proprio delle esperienze di vita che i fruitori del film di videogioco credono di vivere. Come vedete, sono questioni complicate, perché sono lontane dall'ottica, diciamo, tradizionale della professione. Ci sono dei gridi d'allarme che vengono lanciati periodicamente, per esempio per quanto riguarda il settore delle biblioteche ci sono fior di studi. Giulio De Mauro, che è uno di questi specialisti che lancia l'allarme che l'80% degli italiani non capisce quello che legge, è una cosa terrificante, se è vera, non so se questa cosa, ma anche fosse il 50% è una cosa terrificante, quindi sanno leggere ma non capiscono che cosa leggono. E questo per una società democratica dove il cittadino è il sovrano, cioè è quello che poi alla fine prende le decisioni fondamentali, questa cosa è veramente sbagliata. Allora, i nostri amici bibliotecari si interrogano: le biblioteche sono in via di estinzione? Stanno per scomparire dalla faccia della terra, perché ormai quando uno ha bisogno di un'informazione non c'è più in internet e di un libro non c'è più? Naturalmente i bibliotecari hanno reagito a questo rischio gravissimo, ancora più grave che non gli archivi, che sono tutto sommato una nicchia un po' laterale di questo panorama, dicendo: no, estinguerci non vogliamo, e quindi dobbiamo trasformare profondamente il modo in cui la biblioteca ha funzionato finora. E quindi la biblioteca si trasforma in biblioteca o centro di cultura, di discussioni, di dibattiti, luogo di formazione, si insegnano le lingue, si fa mediazione culturale con i migranti. Insomma, i bibliotecari hanno veramente dimostrato una fantasia notevolissima. Gli attivisti hanno immaginato di radunare le donne islamiche in archivio facendo un corso di cucina per fargli vedere poi l'archivio. I bibliotecari ci hanno pensato e sembra che la cosa abbia funzionato. E quindi, insomma, è un momento in cui c'è un profondo desiderio di ripensare i nostri mestieri per affrontare le sfide del presente. Quello che ci viene detto è che la comunicazione classica di tipo frontale, di tipo accademico, il professore di cattedra che spiega agli allievi e gli allievi devono prendere appunti e poi andarsene e ripetere all'esame, è un modo di comunicazione obsoleto. E quindi che cosa ci si dice? Ci si dice che occorre coinvolgimento, occorre partecipazione, occorre una visione globale del territorio cui i beni culturali si riferiscono, e quindi bisogna prendere in carico anche le situazioni conflittuali, non semplicemente invitarci a trasmettere una cosa premasticata, ma invece accettare la discussione, il dialogo su che cosa questi beni culturali significhino oggi nel portare delle comunicazioni che ci arrivano dal passato. E soprattutto ci dicono che occorre un profondo collegamento con lo sviluppo locale, quindi anche le amministrazioni statali di beni culturali non possono più utilizzare l'ottica antica dello Stato-nazione che deve influenzare i suoi cittadini per andare in guerra quando è necessario e fare le cose che interessano allo Stato-nazione. La comunità locale è il nuovo fulcro attorno al quale occorre orientare molte delle nostre attività. Ma naturalmente questo qui
rischio, perché la comunità locale potrebbe anche chiudersi in se stessa in ottiche molto miopi, molto povere, e se non peggio. E quindi il nostro, le nostre sfide si complicano, perché noi abbandoniamo vecchie ottiche, ce ne propongono di nuove, ma anche queste nuove hanno il pro e il contro, quindi stiamo attraversando dei territori nei quali abbiamo bisogno di trovare nuove vie per valorizzare i beni che ci sono dati in affidamento. Ora, noi sappiamo che per quanto riguarda gli archivi in particolare, gli archivi non parlano da soli e quindi bisogna metterli in comunicazione con il pubblico, anzi con i pubblici, perché ormai noi abbiamo pubblici molto variegati. E insomma, si può usare la metafora dell'abbraccio nel camino che si rianima soltanto se si soffre sopra, perché finché l'abbraccio rimane lì non si vede il fuoco. E si può anche usare la metafora che usa Rabelais quando parla di un paese dove fa molto freddo e dove la gente crede di pronunciare delle parole, ma queste parole sono talmente cotte dal freddo che si congelano nel momento in cui escono dalla bocca e quindi non vengono percepite dall'interlocutore. Bisogna aspettare il decorso della primavera perché queste parole si scongelino e l'interlocutore finalmente possa coglierle. Quindi il tepore della primavera o delle nostre mani amorevoli che scaldano questi documenti per farli parlare potrebbe essere un'altra metafora della sfida che ci si pone. E un altro elemento che complica la nostra sfida è quella della relazione tra ricordi personali e testimonianze d'archivio. Nella storia contemporanea, cioè nella storia recentissima, ma anche solo dietro l'altro ieri, possono già essere dentro di storie, anche nella microstoria locale, la storia del quartiere, la storia della scuola, la storia della città, questo intreccio tra testimonianze di memoria personale e di testimonianze di documentazione d'archivio è un bel tema. E la complicazione deriva dal fatto che la memoria personale ha dei meccanismi biologici che comportano la rielaborazione continua, cioè la nostra memoria personale, ci dicono gli studiosi, non è una memoria stabile, fissa, ha delle registrazioni che vengono continuamente rielaborate in funzione delle nostre necessità. Quindi l'uomo delle caverne si ricordava che quando sentiva il ruggito voleva dire che qualche parte c'era la tigre attualmente a sciavolo e quindi bisognava prendere il randello. Questo ricordo poi poco si trasforma perché si applica poi ad altre circostanze. Noi abbiamo ereditato questo meccanismo che fa sì che la nostra memoria sia continuamente in evoluzione, per cui, come dice Primo Levi, quando racconta di avere molto esitato a scrivere le memorie della sua prigionia nei campi di sterminio, perché aveva paura di avere inventato dei ricordi o di avere ricamato sui ricordi, e quindi lui ha confrontato ciò che ricordava o credeva di ricordare con le memorie di altri internati nei campi, e solo a quel punto, avendo avuto conferme da fonti diverse, si è poi deciso a scrivere. Quindi la memoria personale è fondamentale perché è una memoria dove la narrazione e l'emozione sono coinvolgenti al massimo. Quando noi ascoltiamo una persona che ci racconta i suoi ricordi personali, siamo facilmente coinvolti.
coinvolti. Quando leggiamo una lettera, un documento, questo coinvolgimento è più difficile. Allora, la relazione tra memoria e storia è una relazione complessa, perché anche le fonti per la storia, lo sappiamo, non sono neutre. Anche i documenti sono frutto di un'operazione di persone che hanno registrato delle cose, ma attraverso il filtro della loro cultura, dei loro interessi, dei loro obiettivi, del momento in cui producevano quei documenti. Certo, i documenti contengono molte cose, contengono anche dei dati di fatto, delle date, numeri, dei profili giuridici, delle cose relativamente oggettive, poi contengono anche delle cose invece molto più vaghe. Per esempio, le motivazioni di un atto potrebbero non essere le vere motivazioni dell'atto. Quello che è sicuro è che quell'atto è stato adottato nel giorno X, ma le motivazioni, gli storici si riservano di passare al setaccio con molta cura. Quindi, apparentemente, memoria e testimonianze, fonti storiche, noi ricordiamo tutti il mitico libro Archivi e memoria storica, che negli anni '80 è stato il nostro vademecum, e ce ne sono qui, abbiamo la fortuna di avere l'autrice in prima fila, e quindi nell'intervallo potrete poi accedere direttamente a questa fonte orale. E noi abbiamo appunto queste riflessioni da fare. Ci è stato spiegato giustamente che la storia è sempre storia contemporanea, perché anche se noi facciamo la storia del Medioevo, la facciamo comunque dal punto di vista di oggi. Quindi cosa ci interessa del Medioevo? Non le cose che interessavano nell'Ottocento, ci interessa magari la convivenza di popoli diversi, ci interessa capire come hanno fatto delle popolazioni romanizzate della pianura padana a convivere con i longobardi. Perché? Perché noi pensiamo agli immigrati, al fatto che loro entrano in un clima diverso, culturale, occorre in qualche modo trovare poi dei contemperamenti. E ci interessa per esempio il fatto che i longobardi sono scomparsi, ma non fisicamente, perché si sono sposati e dopo una, due, tre generazioni non c'era più nessun longobardo, ma c'erano i discendenti dei longobardi che culturalmente erano stati assimilati per ragioni numeriche. I longobardi erano pochi, le popolazioni romanizzate erano tantissime, e quindi dopo un po' si fondono queste due popolazioni. Perché a noi interessa questa cosa? Perché siamo nel 2013. Quindi è vero, la storia è sempre contemporanea, quindi va ristudiata continuamente. Allora, non è vero che noi possiamo vendere un tanto anch'io tutti i documenti che stanno nei nostri archivi, perché devono essere ristudiati. Questa è la risposta che noi diamo a quelli che vogliono sgombrare i magazzini inutili per vendere. Poi ci si domanda chi comprerebbe i nostri chilometri di scaffali, perché quadro di Caravaggio, dopo che si è scoperto che Caravaggio è stato assassinato, quello sicuramente avrebbe un mercato, ma i nostri documenti, non so se a Dubai si aprirebbe un archivio con i documenti comprati in Italia. Comunque, ecco, una delle sfide che si pone alla nostra professione è quella di anche tenere conto che l'uso del passato è una cosa da considerare con molta cautela, perché sappiamo che il passato può essere usato in molti modi, alcuni dei quali drammaticamente pericolosi. Abbiamo esempi recenti, serbi, le milizie serbo-bosniache che citavano come
fondamento del loro diritto di massacrare certe popolazioni, di fare la pulizia etnica, una pergamena che si trova intorno negli archivi di Zagabria, dove si dice che nel 1389 c'è stata la grande battaglia di Kosovo, dove un gruppo di cavalieri cristiani sono stati sconfitti dalle orde orientali. Questa è un'interpretazione mitica di quel documento, perché poi gli storici sono andati a vedere anche altri documenti, hanno scoperto il primo che non era una battaglia ma una scaramuccia di popoli. Secondo, che le orde orientali erano persone che abitavano in quel territorio, che erano di religione musulmana ma di razza bianca. Quindi tutta questa cosa degli orientali che arrivano, che bisogna sconfiggere, tutto privo di fondamento. Quindi l'uso della memoria del passato in certi casi è pericolosissimo. Allora, dobbiamo nascondere la pergamena che parla dello scontro di Kosovo Polli? No, dobbiamo metterla a disposizione degli storici, auspicando che non siano solo dei politici impazziti a utilizzare quel documento, ma ci siano anche altre persone in grado di interpretarlo in maniera più ragionevole. E quindi questo ci porta a fare delle considerazioni sul tema dell'interpretazione storica. Noi, nel momento in cui collaboriamo con altri specialisti alla valorizzazione degli archivi, abbiamo questo problema dell'interpretazione. Allora, tradizionalmente l'archivista era il collaboratore del potere, quindi il sovrano d'antico regime, anche il Regno d'Italia, non parliamo del periodo fascista, ma per molto tempo l'archivista era un funzionario che obbediva a ordini dall'alto e doveva essere omogeneo all'orientamento culturale del suo committente, del suo datore di lavoro. Non si poteva minimamente immaginare che un archivista seguisse una linea di politica culturale diversa da quella del potere da cui dipendeva. Nel momento in cui noi diventiamo funzionari di uno Stato democratico, viene meno quel meccanismo di subordinazione culturale tradizionale. È una rivoluzione gigantesca di cui non tutti gli artisti si sono accorti, almeno per un certo periodo, perché hanno continuato in ottica tradizionale. Ci sono esempi, mostre d'archivio, di esposizioni che hanno lasciato traccia in cataloghi. 1961, celebrazioni dell'Unità d'Italia, ci sono certe pubblicazioni di mostre archivistiche che fanno un po' vedere come tocca oggi, per l'ottica tradizionalissima, molto influenzata dai miti storiografici, e i miti, insomma, facile costruirli, e si possono costruire in un senso ma anche nel senso opposto. Quindi la sfida degli archivisti è quella di valorizzare gli archivi camminando in un terreno minato senza far saltare le mine, quindi senza perdere la vita, anche senza far perdere la vita a quelli ai quali noi vogliamo fornire un servizio pubblico, è una responsabilità. E quindi ci vengono in aiuto delle persone come Carlo Ginzburg, che nel suo libro Rapporti di forza fa una bellissima riflessione sulla interpretazione storiografica e confronta le due ottiche, quella tradizionale, ottocentesca, che crede di riconoscere il documento d'archivio la verità assoluta, e quella invece che dice ma no, è tutto opinabile, sono tutte interpretazioni, i fatti non esistono,
e quindi si può dire bianco e nero quasi indifferentemente, perché tutto dipende dal punto di vista che ci poniamo. Carlo Ginzburg rifiuta entrambe queste impostazioni e dice che esiste un nocciolo duro di informazioni che si possono verificare, sulle quali non si devono accettare discussioni. Per esempio, la donazione di Costantino, se qualcuno dovesse sostenere che è autentica e quindi il Vaticano ha diritto di nominare il Presidente della Repubblica Italiana per via del... questo sarebbe una cosa che noi non accetteremmo, perché si sa ormai con certezza che quel documento è un falso dell'VIII secolo dopo Cristo, che aveva molto interessante perché ha tutta una sua spiegazione questo documento falso, ma che sia falso ormai siamo d'accordo. Così come quando gli storici negazionisti dicono ma no, i campi di sterminio non esistono, sono tutte invenzioni, sono baracche costruite dopo per turismo emozionale, non ci piacciono i negazionisti, perché sappiamo invece che queste cose sono successe. D'altra parte anche le interpretazioni sono problema reale, perché non è mica detto che dallo stesso da uno stesso documento si debba automaticamente trarre un'unica interpretazione. Giustamente il caro Ginzburg dice certo, è lecito interpretare in maniera diversa lo stesso documento. Quindi il tema è quello di trovare una via di equilibrio tra questi pure composti pericoli, e è una sfida alla nostra professionalità, perché quindi quando noi facciamo opera di valorizzazione non siamo più nella situazione di imparzialità del nostro lavoro ordinario, noi dobbiamo fare il nostro lavoro di coordinamento e inventariazione nel modo più corretto possibile. Ovviamente anche lì ci sono delle decisioni che dobbiamo prendere. Ma qual è la chiave che ci salva di fronte alle difficoltà del settore professionale nostro specifico? È quello di essere trasparenti. Cioè io archivista nel riordinare l'archivio ho dovuto prendere delle decisioni, queste decisioni le voglio rendere trasparenti, quindi io dico a chi legge l'inventario, ho scelto di fare in questo modo, avrei forse potuto fare anche diversamente, ma se tu non sei d'accordo, tu lettore, sappi che comunque la schedatura io l'ho fatta nel modo più corretto possibile, se non credi che io sia stato corretto, i documenti sono lì a tua disposizione, puoi idealmente fare un nuovo ordinamento, un nuovo inventario dell'archivio. Quindi la trasparenza dei criteri è quello che ci salva per rispettare l'obbligo di imparzialità. Ma nel momento in cui noi valorizziamo l'archivio, cioè facciamo un'operazione di comunicazione e in qualche modo di politica culturale, a questo punto potrebbe, ho capito che è arrivato e quindi insomma mi ha detto per il figlio. No, il tema dell'interpretazione è questo, perché noi come archivisti abbiamo pure una scadenza, non è che dobbiamo nascondere, quindi quando facciamo una mostra di storia dell'architettura, per esempio, ci viene in mente di far emergere per il pubblico il confronto tra soluzioni molto diverse che si sono prese nel 600, quando lo Stato è debole e impone che tutte le case si facciano nello stesso modo, e il 700, quando lo Stato è molto più forte e, proprio perché è più forte, prende delle decisioni meno rigide. Quindi dice, questa è la cornice giuridica entro cui voi dovete abbattere e ricostruire le case, però fatelo voi, lo Stato non entra, anzi incentiva la negoziazione tra i vecchi proprietari e gli investitori, sempre privati sono,
e poi si riserva semplicemente di prendere delle decisioni educative quando questi litigino sul valore dell'immobile da vendere in tempo. Quindi abbiamo anche, siamo entrati nel campo dell'interpretazione, perché mettere soldi in documenti sotto vetro è una cosa che al pubblico non interessa, bisogna aiutare a capire i problemi. Allora, naturalmente, nell'entrare nei problemi, l'archivista rischia di prendere delle cantonate, quindi la collaborazione con gli storici è fondamentale. Ecco qua il posto riservato al mio omonimo, perché si chiama Marco anche lui, però non confondiamo. Allora, quindi il tema è questo proprio della interpretazione. L'interpretazione è quindi un campo molto delicato. In che modo il professionista della conservazione dell'archivio può cavarsela in questa comunicazione verso il pubblico in cui rischia di scegliere un'interpretazione che altri potrebbero contestare? Forse l'unico modo per salvarsi è quello che dicevo prima, cioè quello di essere trasparenti. Cioè, noi abbiamo raccolto dei documenti per questa mostra, li abbiamo raccolti secondo un filologico che ci siamo costruiti noi, ma se voi non siete d'accordo avete diritto di contestare questa scelta. Ma io vi aiuto a contestare questa scelta perché vi spiego onestamente qual è stato il criterio che ci ha guidati a scegliere quei documenti e non altri per questa mostra. E quindi questo mi sembra un bel contributo che gli archivisti, come pubblici dipendenti, servitori civili, come si dice in terra, in una società democratica, danno al pubblico, ai cittadini, ai diversi tipi di pubblico, cercando di fornire al cittadino strumenti di riflessione su problemi complicati. Perché emozionare è relativamente facile, ma aiutare a riflettere è molto più difficile. L'emozione serve come per agganciare l'attenzione, ma quello che ci interessa non è un'emozione passeggera, quello che ci interessa è aiutare il cittadino a riflettere e magari a rifiutare l'ottica che noi abbiamo adottato. Il massimo del successo di un'operazione di valorizzazione d'archivio e di comunicazione culturale sarebbe proprio quella di avere un pubblico che dice: bella la vostra mostra, però mi ha fatto pensare che si sarebbe invece potuto porre l'accento piuttosto su questo che non su quell'altra cosa lì, e io avrei visto bene quel documento che voi avete dimenticato e che avrebbe completato meglio questo quadro di riflessione. Questa è una bella sfida che rende anche il nostro lavoro per certi aspetti emozionante e affascinante, perché noi l'abbiamo sentito prima dell'introduzione, abbiamo un cliché dal quale è difficile liberarci, il grande pubblico pensa all'archivista un po' meno al bibliotecario del museale, ma soprattutto all'archivista come quel personaggio che ora non sto a ridescrivervi perché sapete benissimo come un certo tipo di pubblico ci vede. Ma noi siamo, cioè polveroso, articolato, nostalgico del passato, eccetera, ma noi siamo diversi. Tanto diversi che abbiamo invitato Marco Paolini a parlarci di come si può dare voce ai documenti.